Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria. Sono numeri positivi, un solo caso di positività al Covid-19 registrato oggi in Abruzzo. La buona notizia inoltre è che non ci sono decessi in più rispetto alle ultime 24 ore. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. C'è un solo nuovo caso di positività al Covid-19 nella nostra regione oggi, su 1.295 tamponi analizzati, lo 0,07% di positivi sul totale. Fermo il numero dei pazienti deceduti, a quota 453. Aumentano invece di 12 i dimessi guariti, arrivati a quota 2.275. Mentre 2.158 sono i pazienti che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 539, con una diminuzione di 11 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo, infatti, sono stati registrati 3.266 casi di positività al Covid-19. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 825 alla ASL Lanciano Vastochieti, 1534 alla ASL di Pescara e 662 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 87.566 tamponi, di cui 81.425 sono risultati negativi. L'annuncio c'è stato ieri, ma questa mattina all'Aquila la procura distrettuale ha fornito i dettagli dell'operazione che ha fatto rinvenire nel teramano la porta del Bataclan dipinta dall'artista Bansky. Al momento non ci sono arresti e si pensa al movente economico alla base del furto. La porta del Bataclan con il murale di Bansky, rubato nel 2019, è stato ritrovato nel teramano in un casale di campagna. Il ritrovamento è avvenuto grazie a indagini condotte dalla procura distrettuale e la collaborazione con polizia e magistratura francese. Nella conferenza stampa messo a segno dai carabinieri di Alba Adriatica, il procuratore distrettuale Michele Renzo ha dato importanti informazioni sull'operazione. Sulle indagini fatte in Francia bisogna avere la massima riservatezza. Non abbiamo ancora elementi concreti per pensare ad un movente diverso da quello economico, ha affermato. Il colonnello Pipola, comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato i carabinieri di Alba Adriatica e il nucleo di tutela patrimonio culturale. Il PM David Mancini ha detto che sono stati utilizzati strumenti tecnologici e investigativi importanti. L'opera è stata portata in Abruzzo, ma prima è stata spostata in diversi luoghi. Il fatto che sia stata trovata nel teramano non riconduce a legami con il terrorismo, ha voluto chiarire il procuratore. Elementi ad oggi non ce ne sono per pensare a cose diverse dal denaro. Al momento però non ci sono arresti. Questo per noi è la cosa fondamentale, quello di aver partecipato ad un processo emotivo che coinvolge un po' tutto il mondo, no? Perché vedete quanta risonanza ha avuto questo ritrovamento, e di questo siamo orgogliosi, ma siamo orgogliosi perché quest'opera è vicina al nostro sentire, insomma, al nostro sentimento. Il mio argomento adesso è un piano duro ma necessario, quello che i sindacati e commissari della Banca Popolare di Bari hanno sottoscritto ieri e che prevede, tra le altre cose, la chiusura di numerose filiali sul territorio. Tagli pesanti anche sui lavoratori. I sindacati sperano in un intervento deciso della politica e delle istituzioni affinché l'effetto del commissariamento non si rifletta troppo negativamente su clienti e lavoratori e sul sistema creditizio. Ascoltiamo Francesco Trivelli della Fisac CGL Abruzzo. Siamo riusciti a fare il possibile perché sapevamo che era una trattativa difficilissima, ma lo spettro di una eventuale messa in liquidazione ha portato il sindacato, come sempre è stato, a una grande capacità di voler comunque arrivare a una trattativa durissima ma concluderla con aspetti positivi. Ci
Ci sono dei punti che possono essere sfruttati favorevolmente da parte della politica, soprattutto per quanto riguarda le filiali da dismettere? Sì, allora, nel progetto iniziale non c'era, siamo riusciti a spuntare il fatto che le filiali, che sono 39 in Abruzzo, che chiuderanno su 94 filiali, scesi adesso a 91, la possibilità di vendita di questi sportelli agli istituti di credito che si facessero avanti. A questo punto chiediamo con gran forza che tutti gli attori presenti nella nostra regione, in prevalenza la politica, che a mio avviso è stata abbastanza assente rispetto a questa tematica importantissima, si debbano attivare il più possibile affinché arrivino compratori in grado di poter mantenere quello che è secondo noi un punto essenziale per lo sviluppo nel nostro territorio. Non ci saranno al momento ricadute negative, nel senso che saranno comunque le colleghe e i colleghi sceglieranno volontariamente di entrare nei vari percorsi che sono specificati nel progetto, che sono coloro che si avvicinano alla pensione sostanzialmente, per essere più brevi possibile. E sappiamo perfettamente che non possiamo brindare un accordo così duro per l'Abruzzo, perché ricordiamo che la Popolare di Bari ha rilevato la ex Tercas e la ex Caripe, due banche principali importantissime per il nostro territorio, e questo ancora di più ci configura in una situazione di grande difficoltà per lo proprio lo sviluppo. Questa banca, la Popolare di Bari, è in commissariamento, continuerete a seguire chiaramente le sue vicende, ma qual è il destino a breve di questa banca? Allora, proprio nelle premesse abbiamo inserito intanto che questa banca debba avere una prospettiva, cioè noi questo sforzo lo facciamo, convinceremo le nostre colleghe, i nostri lavoratori a poter accettare questo piano, che è comunque un piano difficilissimo, perché abbiamo bisogno di un rilancio di questa banca. C'è l'intervento di Mediocredito Centrale che interverrà e prenderà, diciamo, a breve le sorti di questa banca. Noi vogliamo che questa banca non si limiti soltanto a un piccolo progetto, ma a un progetto di una grande banca per tutto il meridione, perché pensiamo che ce ne abbiamo bisogno, e in questo tutti gli attori, compresi chiaramente i sindacati, devono fare la loro parte. A questo punto chiaramente occorrono risorse per rilanciare questa banca. Tornano a protestare per la terza volta davanti alla prefettura di Teramo i lavoratori dell'ATR di Colonnella. Senza stipendio da 6 mesi, i dipendenti dell'azienda teramana sono allo stremo. Il nuovo prefetto, Angelo De Prisco, promette di convocare subito la proprietà. La storia dei 150 lavoratori dell'ATR di Colonnella è drammatica. Una vicenda che per la terza volta viene portata in piazza per protesta sotto le finestre della prefettura di Teramo. Il presidio ha visto ancora unite le 3 sigle sindacali provinciali di CGIL, CISL e UIL, i cui rappresentanti hanno incontrato il nuovo prefetto della città, Angelo De Prisco. Senza stipendi da 6 mesi, meno di 500 euro mensili di cassa integrazione, i lavoratori dell'azienda vibratiana non riescono più a sopravvivere. Molti di loro sono tornati a vivere con le famiglie di origine e non capiscono perché la proprietà non dichiari ancora fallimento, procedura che potrebbe permettere all'ATR di essere acquistata da altri imprenditori e tornare ad operare nel delicato settore dei compositi. La speranza è sempre la stessa, che si possa risolvere qualcosa, ma ormai il pessimismo è abbastanza conclamato da parte di tutti i dipendenti, perché anche oggi non è nemmeno presente il dottor Di Murro, siamo 6 stipendi non pagati, non so cosa ci si può aspettare. Dall'ultima volta, era il mese di febbraio, non è cambiato assolutamente nulla. Bisognerebbe impedire a certi soggetti che non vogliono fare impresa di acquisire un'azienda, perché la situazione è drammatica per persone che vivono di stipendio. Il nuovo prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, ha preso atto della difficilissima situazione esistenziale e professionale in cui versano i lavoratori dell'ATR di Colonnella ed ha assicurato che presto convocherà le parti per un incontro. Stessa cosa aveva fatto l'ex prefetto Patrizzi, ma la proprietà è stata spesso latitante. Voi che cosa chiedete al prefetto? Al prefetto chiediamo, per quello che possono essere i suoi poteri, di fare pressione sulle istituzioni, sulla regione e anche sullo stesso dottor Di Murro, di mettersi una mano sulla coscienza e pagare gli stipendi arretrati.
Arriverà in autunno a Penne l'ufficio di prossimità, l'ultima frontiera del sistema giudiziario. Questi uffici permetteranno ai cittadini di avere un unico punto di contatto vicino al luogo in cui vivono per quanto riguarda la tutela dei propri diritti, senza doversi necessariamente recare presso gli uffici giudiziari di Pescara. La giunta regionale, guidata dal presidente Marsiglio, nella seduta di martedì ha deliberato lo schema della convenzione per la nascita, anche in Abruzzo, degli uffici di prossimità del sistema giudiziario. Ad ospitare questo nuovo servizio, finanziato dal Ministero della Giustizia, anche il comune di Penne, nella sede dell'ufficio del giudice di pace in largo San Giovanni Battista. Gli uffici di prossimità consentiranno ai cittadini di avere un filo diretto con chi amministra la giustizia, così da poter avere risposte veloci su questioni che riguardano la sfera familiare e personale. Questo nuovo ufficio servirà a fornire ai cittadini una rete di servizi collegati al sistema giudiziario, con particolare attenzione a quelli appartenenti alle fasce deboli. Questo sportello consentirà di svolgere tutte le attività relative alle iniziative giudiziarie, in particolare come certificati, volontari a giurisdizione e soprattutto tutti quegli atti che riguardano le cosiddette fasce deboli. Quindi Penne, con una tradizione importante, storica, è stata sede di pretura, di sezione distaccata del Tribunale di Pescara, nonché giudice unico e oggi sede di giudice di pace, andrà ad ospitare questo sportello fondamentale, soprattutto per le fasce più deboli. L'obiettivo appunto dell'amministrazione comunale è quello di consentire agli utenti di evitare di andare a Pescara, quindi di accentrare tutti i servizi nel capoluogo dell'area vestina, ma soprattutto potrà svolgere quel ruolo di volano anche per tutti gli altri centri dell'Interland vestino. In questi ultimi anni abbiamo proprio intrapreso un'attività volta a riportare a Penne tutti i servizi, abbiamo salvaguardato la sede dell'INPS e tra qualche settimana riaprirà anche lo sportello H, quindi l'amministrazione è molto impegnata per tutelare i servizi agli utenti. Entro l'autunno sarà disponibile lo sportello perché peraltro la Regione ha interesse ad attivarli immediatamente sul territorio regionale. Presentata questa mattina a Pescara la campagna promozionale per sostenere il turismo abruzzese. Ce la racconta l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, mentre segnali positivi arrivano dal turismo montano. Vivere distanti è naturale, e questo è il nuovo slogan della campagna promozionale della Regione Abruzzo, volto ad attirare turisti stranieri, ma anche italiani e gli stessi abruzzesi. L'Abruzzo così promette istanti da incorniciare, ma con un gioco di parole si intende anche la distanza, un lusso in questo periodo Covid, che può essere garantita nella vastità della natura abruzzese. Lo spot sarà trasmesso anche durante Juve-Milan, il big match di Serie A che sancirà la ripresa del campionato. Credo che abbiamo ottenuto un grande risultato, ci abbiamo lavorato con pazienza, gli uffici, che li ringrazio, hanno fatto un grande lavoro, perché domani c'è la ripresa del calcio, che credo che sia la passione degli italiani, con un match importante, una semifinale di Coppa Italia, Juventus-Milan, e prima della partita e durante l'intervallo ci sarà lo spot della nostra regione. Credo che avere la possibilità di passare le immagini dove decine e decine di milioni di italiani ci sono, insomma, per noi sicuramente sarà un buon e ottimo risultato. Intanto l'assessore al turismo Mauro Febbo spiega che ci sono buoni segnali anche dal litorale, ma è boom per il turismo in montagna. Ciò che ci fa piacere è che anche la montagna quest'anno sta avendo un grandissimo risultato, quindi attenzione al mare sì sicuramente, ma la montagna ha percentuali che negli anni passati non aveva. Quindi partiamo con una campagna a livello nazionale, sui media nazionali come radio e Mediaset, soprattutto utilizzando anche le nuove tecnologie di internet che stanno dando delle visualizzazioni, dei click, come si suol dire, con numeri milionari che ci fanno ben sperare. Distanti che si vive, distanti di immagini belli da visualizzare, distanti nel senso che l'Abruzzo dà la possibilità di avere questa libertà di movimenti che magari dove c'è troppo affollamento, troppa partecipazione non ci si riesce, ecco perché abbiamo sottolineato questo ragionamento. Lunedì scorso c'è stato lo sciopero della scuola per chiedere certezza sulla riapertura dei plessi scolastici a settembre e chiarezza sulla normativa anticontagio. Ascoltiamo il segretario generale CISL Scuola Abruzzo Molise, Davide Desiati.
c'è stato uno sciopero nazionale, è stato seguente a un incontro fatto con il governo alla presenza del Premier Conte e della Ministra Azzolina, erano presenti 54 esponenti di diverse realtà, ovviamente tra queste anche le parti sociali e anche il mondo sindacale. Purtroppo dal governo, dal Ministero non abbiamo ancora un piano certo per questa fase 3. Il governatore della regione Emilia-Romagna Bonaccini, che coordina le regioni nella conferenza Stato-Regioni, ha con un comunicato, ma frutto di un documento condiviso tra le regioni, ha chiesto che il governo con urgenza definisca un piano in questo senso. Potrebbe essere una soluzione la didattica mista a settembre? Potrebbe essere questa la soluzione? Ovviamente è un'ipotesi abbastanza difficile. Inizialmente è stata la prima pubblicizzata, diffusa dalla ministra Azzolina, che ipotizzava metà classe in presenza, metà classe collegata in videoconferenza, in una sorta di alternanza all'interno del tempo scuola, all'interno dei periodi scolastici. Bisogna tenere presente che le nostre classi sono, le chiamiamo classi pollaio, sono classi che hanno un numero consistente di alunni. Questi ritardi che si stanno formalizzando a livello nazionale sulle linee guida da attuare anche in vista di settembre, quindi della ripresa delle lezioni, quanto peseranno sulla scuola e quindi su tutto il settore dell'istruzione? Ci saranno delle forti ripercussioni, immagino. Siamo già in fortissimo ritardo, urge una decisione da parte del Ministero, da parte del Governo. Noi dal punto di vista sindacale stiamo sottolineando che questa decisione passa anche per una buona dotazione di risorse umane nella scuola, quindi di docenti e ATA, che devono dare le gambe a qualsiasi poi progetto si voglia realizzare. Il premio internazionale Flaiano di letteratura 2020 è stato assegnato allo scrittore Javier Cercas, lo ha annunciato questa mattina la presidente della manifestazione Carla Tiboni. Javier Cercas è uno scrittore saggista spagnolo e opinionista per il quotidiano sempre iberico El País e per anni è stato anche insegnante universitario di filologia. A partire dal suo romanzo di successo Soldados de Salamina, le sue opere sono state tradotte in più di 20 paesi e in più di 30 lingue, resi noti anche i finalisti del premio Flaiano di narrativa 2020, che sono Giorgio Montefoschi con Desiderio, Gabriele Pedullà con Biscotti della Fortuna, Walter Siti con La natura è innocente. Finalisti del premio Flaiano invece narrativa giovani sono Martina Attili con Baci amari e musica d'autore, Giorgio Ghiotti con Gli occhi vuoti dei santi, Claudia Petrucci con L'esercizio. Per il Flaiano di italianistica, Natalie Schmidt con Performing Commedia dell'Arte, Sengin Park con La Divina Commedia, l'epica cantata da Dante. Il premio Flaiano speciale della presidenza di narrativa è stato assegnato ad Angelo Fabbrini con La valigetta dell'accordatore. Infine, il premio speciale della presidenza di narrativa è andata a Francesco Durante, scomparso lo scorso anno, con Camillo and Son, Vita e morte di due grandi giornalisti tra Italia ed America. Il programma della 47esima edizione prevede dal 27 giugno al 3 luglio il Flaiano Film Festival, il 4 luglio la serata finale di letteratura e italianistica, mentre per il 5 luglio la serata finale per cinema, teatro, televisione e giornalismo. Ha suscitato parecchie polemiche l'ordinanza della Regione Abruzzo relative alle attività sportive. Questo pomeriggio il governatore Marco Marsiglio e l'assessore allo sport Liris hanno spiegato le motivazioni della decisione difendendo la scelta fatta qualche giorno fa. Avendo toccato il sacro mondo del pallone si guadagna ovviamente non solo le prime pagine ma le chiacchiere da bar di ogni angolo di strada, perché di tutto si può parlare, ma se si tocca il pallone tutti sono esperti, tutti sono tecnici e nessuno può giocare se non fa un tackle in scivolata, quindi questo abbiamo scoperto. Al presidente del CONI Malagò, al quale ho posto in maniera, adesso al di là delle battute,
in maniera seria al tema di tutelare lo sport ai tempi del Covid, perché non può passare il principio che se non arriva il vaccino alcuni sport praticamente non potranno mai essere fatti, penso appunto tra gli sport di squadra, al rugby che è per essenza uno sport di contatto fisico, di mischia, insomma impossibile pensarlo diversamente, ma pugilato, lotta greco-romana, judo. Ma insomma ci sono altri sport che sono rimasti fermi, anche nell'ambito del calcio ci si ferma al calcio professionistico, quello già semiprofessionistico ha fatto fatica a ripartire se non avesse avuto un contributo delle leghe e delle federazioni appunto maggiori, quello dilettantistico è fermo, purtroppo questo stop ci fa piangere anche la retrocessione dalla Serie D all'eccellenza di due squadre abruzzesi, Chieti e Avezzano, perché non hanno potuto, come dire, guadagnarsi sul campo il diritto di scamparla, e quindi dover firmare un'ordinanza che dice che si gioca con i guanti, come dire, è dura da digerire, ma preferisco un centro sportivo che apre con quei limiti a un centro sportivo chiuso per sempre. Io penso che molti invece abbiano voglia di farlo e lo dimostrano anche i fatti, i centri sportivi abruzzesi stanno facendo festa, perché dopo aver dovuto subire 3 mesi di chiusura che li sta portando al fallimento, hanno riaperto, nel giro di mezza giornata, potrà confermare l'assessore, hanno avuto prenotazioni per una settimana intera di lavoro, vuol dire che è pieno di gente che aveva voglia di fare una sgambata, una partitella, un incontro tra amici. L'Abruzzo ha fatto la sua parte, siamo pronti, anzi ovviamente, ad accogliere i protocolli nazionali quando pronti, a rivedere i nostri quando ci saranno le condizioni per poterlo fare, e fosse anche fra un'ora, se i nostri medici ci dessero maggiore, diciamo, libertà da questo punto di vista, maggiore autonomia di scelta, non mancheremmo di utilizzarla, però ripeto, io ho anche la responsabilità come Presidente di dover tenere conto del giudizio e delle competenze medico-scientifiche e quindi di fare le cose dentro i corretti limiti, anche se questo può far sorridere, anche se questo può generare il chiacchiericcio virulento sui social. C'erano delle possibilità per portare avanti lo sport di squadra in sicurezza, il compromesso è quello che abbiamo cercato sin dal primo giorno, un compromesso che, mi perdonerete, anche da medico non poteva abbattere il distanziamento sociale nelle regole, immaginate cosa possa significare oggi giocare senza contrasto per una persona che anche per 20 anni ha fatto il difensore centrale con la marcatura uomo come me, tra l'altro dai piedi neanche tanto buoni, quindi per ovvi motivi ero costretto ad attaccarmi alla maglietta delle persone, quindi l'ironia di donne e uomini, di donne e di uomini su Facebook, di persone in particolar modo che in maniera molto superficiale hanno provato a mettere alla berlina, mi spiace anche lo abbia fatto l'ex assessore Paolucci, mi hanno solleticato delle risposte che grazie all'interlocuzione del Presidente con il Presidente ho evitato di portare avanti. Erano comunque delle reazioni infastidite, proprio perché ci sono evidentemente, stiamo parlando di persone che non conoscono il tessuto socio-economico del nostro Abruzzo, di centri sportivi sofferenti dal punto di vista, ripeto, socio-economico, vicini all'asfissia. Noi siamo più convinti di prima che abbiamo di aver fatto la scelta giusta, nessuna scelta è definitiva e non è perfettibile, ma ad oggi io credo che la Regione Abruzzo con questa ordinanza rappresenti un punto, uno stimolo e un motivo di emulazione che verrà seguito anche da altre regioni, così come ci viene testimoniato da tanti ambiti extraregionali. E dunque domani sera torna il calcio con la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, mentre la prossima settimana sarà la volta dei campionati, col Pescara chiamato ad ospitare la Juve Stabia per la 29esima giornata di Serie B. Resta lo spauracchio del singolo caso di contagio e questa mattina il presidente federale Gabriele Gravina ha confermato di essere al lavoro per ottenere un allentamento dei protocolli da parte del Comitato Tecnico Scientifico.
Il Pescara, come tutte le altre squadre professionistiche, continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Domani è prevista un'altra tornata di tamponi e test sierologici. Massima precauzione, come previsto nei protocolli validati dal CTS, ma sempre con lo spettro che aleggia, quello di un caso di positività, che qualora riscontrato manderebbe in isolamento il contagiato e in quarantena tutta la parte restante del gruppo, con inevitabili conseguenze sui calendari quando i campionati saranno ripresi. Il prossimo step della Federcalcio è lavorare e dialogare con il CTS per un allentamento di tale misura, che rischia di non permettere ai tornei di giungere alla fine regolarmente. Lo ha detto chiaramente il presidente federale Gabriele Gravina, intervenuto stamani alla Maratona Live Idee per il post-Covid sul sito di Eleven Sport. La curva epidemiologica è una curva che ci lascia ben sperare, questo non lo dico solo per il calcio, lo dico per tutto il nostro paese, quindi è evidente che se dovesse continuare questo trend, noi chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni e a quel punto, eliminando questa quarantena che mi sembra particolarmente eccessiva in questo momento, soprattutto se c'è l'idea di aprire anche agli sport amatoriali come il calcetto o altri sport, è evidente che anche il calcio, dove il rispetto delle procedure, dei protocolli sono particolarmente attenti, sono particolarmente stringenti per quanto riguarda la tutela della salute, credo che non ci sarebbero più motivi o difficoltà nel ritenere che il campionato comunque arriverà alla sua definizione, alla sua ultimazione. Il pubblico non solo usufruisce dello spettacolo, ma ne è parte integrante quando è allo stadio. Ecco perché, senza forzare i tempi, il presidente Gravina auspica, con le dovute accortezze, di poter riportare negli impianti una parte dei tifosi. Evidente che in uno stadio da 60.000, 80.000, 40.000 spettatori, ipotizzare una percentuale di partecipazione con la massima garanzia non mi sembra oggi un grande ostacolo, dovrebbe essere possibile, però non vogliamo scorciatoie, non vogliamo comunque accelerare su questo tema. Riteniamo che ci siano delle priorità, la prima priorità è appunto domani goderci la ripartenza. Scendiamo in Serie C perché dopo oltre 3 mesi oggi si è ritrovato il Teramo per iniziare il primo giro di tamponi a tutta la squadra. Ha parlato il tecnico biancorosso Cetteo Di Mascio, che proietta lo sguardo a quello che va allenato prima delle sfide playoff che inizieranno a luglio. Lo ascoltiamo. Ma sensazioni positive, felicità, voglia di ritornare sul campo, voglia di tornare a rivedere i miei ragazzi. Ci siamo sentiti telefonicamente, ma non è la stessa cosa, chiaramente. Per riniziare a fare il lavoro che facciamo da sempre, che ci piace e che speriamo di poter continuare a fare sempre. E dovremo essere bravi con lo staff, ma soprattutto devono darci grande collaborazione i calciatori a toccare tutto quello che poi sarà importante in una gara, quindi dal pallone in attivo a favore e a contro, alla fase di possesso e non possesso, alla fase difensiva, a riallenare la concentrazione, perché sarà importante riallenare la concentrazione, carenza non deriva tanto dal fatto di essere stati tanto tempo senza calcio, ma di aver impiegato 2 mesi di questi 3 in casa e quindi con l'incapacità magari di restare concentrati per 100 minuti come poi dovremo fare fra 20 giorni, e quindi questa va riallenata e verrà richiesta chiaramente grande collaborazione, grande partecipazione ai calciatori affinché si mettano a disposizione nella realizzazione di questi obiettivi. Ma il Teramo non ha preclusa nessunissima possibilità, perché l'impianto è un buon impianto, speriamo soltanto di ritrovare lo smalto e di ritrovare quel cinismo, per utilizzare un termine anche
strautilizzato e strausato, ma che mai più calzante come in questo momento, che ci è mancato per esempio con il Potenza o con la Virtus Francavilla, gare dove pur con un 68% di possesso palla, con un numero con un indice di pericolosità dato dai dati statistici altissimo, siamo riusciti a non buttarla dentro. È chiaro che non dipende molte volte dall'organizzazione di gioco o dalla qualità dei calciatori, molte volte dipende da quella ferocia, da quella fame che invece dovremo cercare di trovare e di ritrovare in questi 20 giorni. Sono due squadre che per certi versi, almeno per quanto riguarda l'inizio dell'azione con i difensori e i centrocampisti, sono anche simili per sistema di gioco e per mentalità. Chiaramente non abbiamo preferenze, dobbiamo essere invece noi più bravi e far tesoro degli errori che abbiamo commesso in passato, così come portarci dietro anche delle belle cose, delle cose buone che per esempio si sono viste, credo, soprattutto nei primi 60 minuti con il Potenza, dove abbiamo espresso un gran calcio e da cui credo dobbiamo ripartire. Lunedì scorso il Consiglio federale ha ratificato la proposta del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti di cristallizzare le classifiche dei 9 gironi di Serie D e promuovere le squadre in vetta. La decisione manda per la prima volta in Serie C i marchigiani del Matelica, che ringrazia due abruzzesi d'adozione come il tecnico Gianluca Colavitto e il DS Francesco Micciola, che abbiamo ascoltato. Anche quest'anno l'Abruzzo ha mancato l'appuntamento con la vittoria del girone F di Serie D, sogno accarezzato dal notaresco, che però ha lasciato la vetta proprio nella giornata nella quale il Matelica ha ottenuto per la prima volta il primo posto solitario del raggruppamento. Poi il lockdown e la decisione recente di LND e FIGC, classifica cristallizzata e Matelica per la prima volta in Serie C, un obiettivo già sfiorato negli anni scorsi. A contribuire al successo due abruzzesi d'adozione come il tecnico Gianluca Colavitto e il DS Ciccio Micciola, il quale racconta queste settimane che hanno anticipato il verdetto. Questo periodo l'ho vissuto come tutti a casa per la pandemia, per il Covid, quindi siamo stati tutti bloccati. Poi secondo me è giusto che hanno concluso i campionati, hanno preso questa decisione e noi l'accogliamo con gioia, perché vincere un campionato non è facile, anche se vincerlo sul campo era meglio secondo me, perché è più bello. Però se dobbiamo essere sinceri, i numeri erano tutti dalla parte del Matelica. Siamo partiti male, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso con Colavitto che ha fatto un grosso lavoro. Devo essere sincero, rispetto agli altri anni forse eravamo meno forti, però a livello di moralità questo era un gruppo di ragazzi forti moralmente, quindi hanno sempre creduto nel riconquistare i punti al notaresco. Noi dobbiamo dire che il notaresco la prima parte della stagione ha fatto un grosso campionato, ha fatto un grosso lavoro, quindi non era facile conquistare tutti quei punti. Il merito va dato a questi ragazzi, a questo staff, a questo allenatore che hanno sempre creduto, e un po' anche alla società, perché noi alle spalle abbiamo anche una società, un presidente che ci dà una grossa carica e ci fa stare bene a tutti. Si parla anche di futuro, della permanenza degli stessi Colavitto e Micciola a Matelica e delle problematiche eventualmente relative allo stadio. Io penso che ci sarà una deroga per la vittoria del campionato, ci sarà una deroga, quindi il club per me la può fare benissimo la Serie C. Per quanto riguarda la nostra posizione, noi ci auguriamo di rimanere lì. Io penso che non ci saranno problemi, però nel calcio mai dire mai. E se rimaniamo lì siamo contenti, perché è la prima volta che faremo la Serie C e non ci dobbiamo far trovare impreparati. E questo era l'ultimo servizio per la seconda edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che tutti i servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube
e anche sul nostro sito www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Inoltre vi ricordo questa sera alle 21 il nono appuntamento con Velo, la rubrica di Luciano Rabottini interamente dedicata al mondo del ciclismo. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.